Buongiorno, dalla sezione archeologica del Museo del Territorio Biellese. Oggi parliamo di conservazione dei cibi. Nell'antichità conservare le derrate alimentari per i mesi invernali era un problema, era molto importante. Proprio in questo periodo siamo in inverno, anche noi a Natale abbiamo consumato magari qualche conserva di pregio, l'abbiamo anche donata. Così succedeva anche nel mondo romano, durante i Saturnalia, che erano le feste corrispondenti al nostro Natale. E era così importante poter conservare o cibi rari o cibi che non si conservavano naturalmente in autunno e inverno, che interi manuali di agronomia come quello di Columella ci parlano proprio di come conservare i cibi, e quindi ci dicono che frutta, verdura, ma anche formaggio, carne erano conservati in vari modi, sotto sale ma anche in salamoia, anche sotto miele o sott'olio. La conservazione era affidata in genere a dei contenitori di ceramica o di legno, ma a un certo punto, quando il mercato del vetro, a partire dal primo secolo d.C., investe, diventa molto più ampio del vetro soffiato, i materiali, i contenitori di vetro prendono sopravvento, perché il vetro ha questo vantaggio, è più igienico. Difatti l'argilla e il legno mantenevano l'odore, erano difficili da pulire, perché mantenevano l'odore delle sostanze che avevano contenuto, il vetro no. Il vetro aveva la difficoltà che invece era più fragile, ma a questo si poteva porre rimedio, perché molti contenitori come questi che abbiamo a Biella e che sono stati rinvenuti nella necropoli di via Cavour venivano molte volte avvolti da della paglia o stoccati in cassette e imbottiti appunto con del materiale che potevi imbottire come la paglia. Sono contenitori che hanno un'imboccatura piuttosto larga e un corpo a base prismatico quadrata. La cosa interessante è che su molti di questi contenitori c'è la firma del produttore, uno dei più famosi, Caius Salvius Gratus, molto noto in tutta la pianura padana, ma si è visto che molte volte, come in questi esemplari biellesi, compaiono anche solo delle semplici lettere come questo, S-A-I-E, oppure dei simboli di epigrafi, dei piccoli pallini, dei punzoni, dei fiori. E questo probabilmente era legato o al produttore del vaso in vetro, ma poteva anche essere legato al contenuto, cioè il produttore poteva commissionare questi contenitori particolari proprio per un particolare contenuto, e le specifiche venivano poi invece scritte probabilmente su dei cartellini, su dei piccoli pezzi di papiro e che venivano appesi al collo con un cordino del contenitore.